Passa l'Acragasse con il minimo dei risultati, ma quanta sofferenza sino al 90esimo, e cioè sino a quando le forze sono cominciate a mancare. Complice un campo al limite della praticabilità, inzuppato, specie nella parte centrale, che frenava la corsa del pallone e talvolta lo rendeva anche veloce e imprevedibile. Nonostante tutto si è assistito a una bella gara, combattuta su entrambi i fronti, con pericoli per l'una e l'altra porta. Il risultato si sblocca al settimo, quando un corner battuto da Piazza trovava Bonfatto pronto alla deviazione di testa che mandava in fondo al sacco. Sembrava tutto facile, invece, è uscita fuori la migliore folgore, specie nei secondi 45 minuti, quando ha iniziato a pressare l'Acragas nella propria area di rigore. Il tecnico Leo Pellegrino ha voluto rimescolare nuovamente le carte, anche in previsione del derby di domenica prossima contro la Gattopardo, sempre all'Esseneto, preferendo fare rifiatare diversi titolari del calibro di Flamia, Castiglione, Concialdi e Sciacca. Ed ha avuto ragione, perché 3 punti sono arrivati ugualmente malgrado il forte pressing della squadra ospite. Un brivido sul finire quando l'arbitro ha annullato una rete alla squadra ospite per sospetto fuorigioco di un attaccante folgorino. Una vittoria che, guardando gli altri risultati provenienti dagli altri campi, rilancia l'Acragas in alta quota.